Ecco, il Papa dice si mette come costo l'educazione e invece gli investimenti di armi continuano ad aumentare come investimenti. Questa logica come si può rompere? Non mi faccio grandi illusioni perché sono temi che l'essere umano affronta da secoli. Prima di tutto però la consapevolezza, c'è bisogno di buona informazione, di informazione approfondita, di persone che stiano sul campo a raccontare come stanno le cose, di giornalismo anche investigativo che provi a mettere in connessione i fatti, perché molti fatti che ci appaiono come lontani e disgiunti invece sono molto, molto collegati. Recentemente l'abbiamo visto anche con le iniziative, per esempio, dei portuali di Genova che si sono rifiutati, ad esempio, di imbarcare merci su alcune navi dirette verso l'Arabia Saudita perché sapevano che dentro ai container c'erano carri armati e altre armi che sarebbero state utilizzate per la guerra nello Yemen. Quindi, diciamo, prima di tutto la consapevolezza. E poi, naturalmente, serve, come dicono i missionari, per esempio, in Niger. Più che eserciti, servirebbero eserciti di insegnanti in questi paesi. I nostri missionari ci dicono che oltre il 90% della popolazione è pressoché totalmente analfabeta, cioè non in grado di leggere e di scrivere, eppure in Niger si stanno inviando contingenti militari, milizie private, e il problema di questo paese, naturalmente, è che con tutta evidenza, se anziché insegnanti invii armi, il futuro sarà basato sulle armi e non sulle matite, sulle penne e sui quaderni.